Ciao a tutte ragazze, mi vedete vestita e truccata nello stesso modo perché forse i pianeti oggi si sono allineati, quindi ho Andrea che mi sta addormendo, comunque è addormentaticchio, se si può dire, no? Comunque ho la giornata che è un po' così, un po' nuvolosa, però mi sono sparato un faretto in faccia, ho visto nel precedente video che diciamo va bene, tutto sommato, e quindi decido di filmare, anche perché se avete visto il mio precedente video, vi lascio la scheda qui da qualche parte, organizzare sempre tutto è difficile, e quindi bisogna cogliere l'attimo, cogliere il momento, carpe diem, e mettersi davanti alla videocamera e filmare. Quindi adesso che io sto riuscendo, vi faccio appunto questo video, e ci tengo particolarmente tanto a fare questo video, perché in questo video voglio parlarvi di un brand nuovo che sicuramente conoscerete pochissimo, ed è Amate. Se avete visto qualche mio post fa su Instagram, vi ho postato tantissimi prodotti che mi sono arrivati appunto da questo brand. Io ringrazio veramente Fabio tantissimo per questo, per avermi lasciato completamente carta bianca. Non c'era nessuna azienda, non c'è stata mai nessuna azienda che mi ha fatto scegliere così tanti prodotti. A me, come piace dire a lui, proprio mi ha inviato e mi sta facendo testare i prodotti dalla punta del capello all'ultimo dito del piede. Quindi proprio io sto utilizzando sul mio corpo da quando mi sono arrivati solo ed esclusivamente Amate, perché proprio ho tutti i prodotti, tutte le linee complete, e mi piace tantissimo, ancora di più, ancora prima dei prodotti, mi piace tantissimo la loro concezione, il mondo che mi ha fatto scoprire appunto Fabio, con il quale si è instaurato anche un bellissimo rapporto che io saluto in questo video, il concept, proprio la concezione che ha Amate. Allora, Amate è un brand completamente made in Italy, non è diffusissimo, quindi non lo trovate online negli store Ecobio, lo trovate nei franchising, perché Amate si sta diffondendo a macchia d'olio con tantissimi franchising in Puglia, in Piemonte, nell'Alta Italia, adesso stanno aprendo a luglio anche qui in Sicilia, quindi io vi lascio comunque nell'info box il link dove potete vedere tutti i franchising Amate, quindi dove poterli trovare. Magari avete un franchising Amate nella vostra città e quindi potete provare questi fantastici prodotti. Perché si distingue dagli altri brand? Perché Amate è 100% naturale e 100% vegetale, quindi non ha nessun prodotto che possa interferire con la salute dell'uomo. Fabio mi ha introdotto e mi ha spiegato gli interferenti endocrini, che sono tutte sostanze altamente tossiche, quindi anche in piccole quantità, ma in molti prodotti ecobio, nella maggior parte devo dire, veramente di quelli che io ho visto che ci sono, e invece Amate non ha nulla di dannoso per l'uomo, quindi questa cosa mi piace tantissimo. Quindi anche la concezione, sto utilizzando questo prodotto che comunque è valido, quindi perché ora ve ne parlerò singolarmente, sto utilizzando questo prodotto e non mi fa assolutamente male, non ha neanche un ingrediente che non va bene, quindi sono tutti gli ingredienti contenuti dentro i prodotti Amate che rispettano le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del Ministero dell'Ambiente, dell'Istituto Superiore della Sanità e anche della LILT, quindi di questa Lega Tumori. E quindi devo dire ragazze che io penso che anche soltanto introducendovi questa breve cosa già io vi ho fatto capire di quanto sono importanti questi prodotti. Quindi se siete persone allergiche, se siete persone che avete la pelle particolarmente sensibile, se avete gli occhi sensibili in questo periodo di allergia come nel mio caso, se volete semplicemente rispettare appieno completamente la vostra pelle, perché dico sempre che ci sono prodotti pessimi sul mercato, quindi quelli della grossa distribuzione, prodotti buoni che sono quelli ecobio, quelli che conosciamo tutti, le marche che conosciamo tutti, e poi ci sono questi prodotti che secondo me sono il top del top, veramente non potevo conoscere prodotti migliori, che sono completamente 100% naturali e vegetali. Quindi c'è questa classifica, fate un po' voi, ovviamente sono scelte, c'è chi sceglie di utilizzare i prodotti della grossa distribuzione, c'è chi sceglie di utilizzare prodotti buoni, quindi che non sono pessimi ma che non sono neanche il top, e poi secondo me c'è il top che è Amate.
e quindi voglio assolutamente parlarvi singolarmente di ogni prodotto e adesso li vado a prendere un po' random e ve ne parlo. Allora, il primo prodotto che vi faccio vedere è la crema Seno. Crema Seno è presentata in questa bella confezione di vetro bello tosto. Mi piace tantissimo questa crema qui perché io da quando ho partorito ho il seno un pochettino, ovviamente si sono afflosciati un pochettino i tessuti, è normale, e mi piace tantissimo questa crema perché va a rassodarmi, veramente fa quello che dice, rassoda, quindi è un prodotto funzionale. Mi piace di Amatea anche i loro, vi faccio vedere, ora ve li farò vedere i loro flaconi, che sono molto semplici, cioè sono flaconcini con attaccato un adesivo e ovviamente con tutti gli ingredienti, quindi molto molto semplici. Io adoro la semplicità nelle aziende, quindi quando un prodotto è funzionale dentro e quindi non è bellissimo esteticamente da vedere, ovviamente non fa schifo, però non ha chissà che cosa nell'etichetta, ma è molto semplice, però è funzionale. Quindi questa crema Seno assolutamente promossa, rassoda e promette quello che dice, quindi mi piace davvero tanto. Poi il profumo, ragazze, assolutamente, non ho niente da dire, sono dei profumi delicatissimi, persistenti, e proprio sanno di leggerezza, però si sentono veramente. Ad esempio io ho quella al gelsomino, musco bianco, cioè il gelsomino è come se veramente vi stesse spalmando del gelsomino addosso, quindi quella delicatezza del fiore, quindi non quell'odore gonfiato, non so come spiegarvelo, quell'odore forte, quell'odore leggero ma comunque persistente che si sente sul corpo, quindi davvero l'odore è fantastico. Ecco perché vi dico, andate a vedere sotto se avete in città un franchising Amatea e magari andate ad usarli questi prodotti, andate lì a vederli, anche solo a vederli, poi magari se vi innamorate del concept e di tutto quello che è il loro mondo, magari decidete di acquistare qualcosa, però intanto andateli a vedere, andateli a usare perché sono veramente buoni, sanno di pulito, sanno di fresco i loro prodotti. Poi la baby crema delicata, questa di qua me l'ha inviata per il culetto di Andrea, devo dire che questa non ha niente di eccezionale, nel senso che non ha chissà che profumazione, è una pasta normalissima, però io ho l'idea che sto utilizzando nel culetto di mio figlio, che è un culetto di un neonato, un prodotto che è 100% naturale, che non contiene nessuna schifezza, nessun prodotto che possa danneggiare la sua delicata pelle, ovviamente, quindi ottima anche questa, la utilizzo ogni cambio pannolino. Poi questo struccante viso e occhi, questo di qua non l'ho scelto io ma comunque Fabio ha deciso di inviarmelo, è un bifasico delicato, io devo essere sincera, non l'ho utilizzato tanto, ecco perché anche non l'avevo scelto, perché truccandomi in maniera molto leggera non ho bisogno di andare a struccare chissà che, cioè mi basta anche solo l'acqua micellare per poter struccare tutto il viso, e quindi l'ho utilizzato poco, però devo dire che quel poco che ho utilizzato ovviamente va shakerato perché è un bifasico, quel poco che l'ho utilizzato mi ha eliminato bene il trucco, però devo essere sincera ragazzi, non l'ho provato con un trucco fortissimo, con un trucco waterproof, perché non ne sto facendo in questi periodi, quindi non l'ho provato su quello. Posso dire che strucca, bene, che non è per nulla aggressivo sugli occhi, però non so se strucca ora i trucchi quelli strong, perché veramente è una vita che non li faccio. E poi andiamo avanti, questi altri due prodotti mi piacciono tantissimo, sono delle acque profumate, le ho scelte nella profumazione profumi d'oriente e gocce di mora. Allora, gocce di mora proprio si sente l'amore ed è delicatissimo, profumo di oriente è un profumo delicatissimo, però è ancora più persistente di gocce di mora. Mi piacciono tantissimo perché quando li vado a vaporizzare sul corpo, cioè praticamente spessissimo, sempre quando mi lavo, sempre quando esco, ma anche durante il giorno, mi rinfrescano tantissimo, quindi sono veramente un toccasana con questo caldo, e ragazzi, quando io vado a spruzzarmi questi prodotti qua mi rinfresco tutta, veramente mi piace tantissimo. E poi c'è questo delicato profumo che è gocce di mora, vi dico, lo spruzzate e vi dura, però non vi persiste durante la giornata. Profumo di oriente invece io lo sento per qualche oretta dopo, lo sento, non sono profumi che vi durano tutto il giorno, quindi non vi posso promettere ragazze fino a sera e sentirete questo profumo sulla vostra pelle, no, assolutamente, però sul momento vi danno quel profumo e vi danno soprattutto quella freschezza quando le andate a spruzzare addosso, quindi veramente mi stanno piacendo tantissimo, li sto utilizzando in combo, mi piacciono veramente tanto queste due acque profumate.
poi andiamo avanti e ecco, sezione capelli, però è tutto misto, scusate che mi giro. Sezione capelli sono tre prodotti, è uno shampoo lavaggi frequenti, un balsamo capelli e uno shampoo capelli secchi e sfibrati. Tutti e tre prodotti validissimi, mi piacciono davvero tanto, profumo delicatissimo, di pulito, di fresco. Il lavaggi frequenti lo utilizza spesso anche mio marito perché lui lava i capelli molto più spesso, io lo utilizzo un po' meno. Io invece utilizzo molto il capelli secchi e sfibrati e moltissimo il balsamo. E mi trovo veramente bene, quindi sono dei prodotti che lavano, fanno una buona schiuma, il balsamo districa, mi fa pettinare bene i capelli, quindi assolutamente niente da dire, e i capelli sono puliti a lungo, e ottimi, ottimi davvero. Poi questo prodotto qui che ci piace davvero tantissimo anche a mio marito e lo teniamo proprio sul lavandino, è il sapone liquido mani e viso argano e fiori d'arancio, ci piace tantissimo perché ha un profumo molto delicato, si sentono i fiori d'arancio, si sente l'argan, lava benissimo, ne serve veramente poco. E il corpo rimane profumato, ragazzi, io mi ci lavo anche così se mi devo dare una rinfrescatina e mi lavo anche il viso, è veramente un prodotto ottimo, poi un flacone grandissimo, sono 500 ml, è ottimo, niente da dire. Poi Fabio mi ha fatto provare anche l'esperienza di mettere questo sapone sulle mani e andare a spiegare le mani come se stesse applicando una crema, e questo prodotto non rimane assolutamente appiccicaticcio. Sapete se per caso vi capita di avere del sapone sulle mani asciutte e andate a massaggiare questo è tutto appiccicoso, invece questo di qua per nulla, veramente si asciuga, si assorbe, diventa quasi una crema, tant'è che io gli dissi ma si utilizza da asciutto questo sapone, cioè si utilizza senza bisogno di acqua, è un prodotto così innovativo? No, mi ha detto si utilizza con l'acqua, ovviamente un sapone, però per farti capire quanto gli ingredienti all'interno sono veramente tutti naturali, tutti delicati, che proprio non lo senti, non c'è quell'effetto appiccicaticcio sulle mani, quindi è una cosa veramente strana che non avevo mai visto in un sapone liquido, quindi sono rimasta piacevolmente sorpresa. Poi andiamo avanti, questo mini scrub viso, questo è tra i miei prodotti preferiti, lo adoro perché ha un profumo di mandorle buonissimo, ha dei microgranuli leggerissimi che scrubbano delicatamente il viso ma comunque lo scrubbano bene, quindi una via di mezzo, non sono quegli scrub aggressivi ma neanche quegli scrub troppo leggeri, quindi funge bene, mi piace tantissimo, io lo faccio una volta a settimana e veramente la pelle dopo è morbidissima, è come il culetto di mio figlio, quindi proprio morbida, 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 quindi assolutamente fantastico questo micro scrub. E poi ragazzi, quanto prodotto c'è? Cioè sono 150 ml, uno scrub viso vi durerà una vita con 150 ml, quindi veramente ottimo. Poi andiamo avanti, la crema viso rivitalizzante, io l'ho scelta nella versione pelle secca, anche questa buonissima, e veramente va a idratare tantissimo il viso, è molto corposa ma l'ho scelta apposta perché ho la pelle secca, è ottima, ottima anche questa. Poi burro di cacao alla propoli, anche questo fantastico, è morbido come piace a me, scivola benissimo sulle labbra, ha questo profumo delicatissimo di miele e davvero nutre le labbra, io lo vado ad applicare mattina e sera e ho le labbra morbidissime. E poi l'acqua micellare, questa è quella che ho scelto che vi dicevo, perché io vado a struccarmi con questa, con tutto il, cioè, con quest'acqua tutto il viso, anche gli occhi perché io comunque li trucco in maniera molto delicata. Argan e Iris, molto delicato il profumo, quasi neutro, ottima anche questa, mi sta piacendo tanto, strucca benissimo, anche questa niente da dire. Poi olio, aspettate che ci sono pure nel frattempo i miei capelli nel mezzo, olio di argan l'ho scelto perché mi piace ogni tanto applicarne qualche goccia nella crema viso, perché innanzitutto l'olio di argan è un olio contro le rughe, quindi meglio prevenire, cominciare a prevenire, e poi perché è idratantissimo, quindi quando ho bisogno di ancora più idratazione, ovviamente non adesso in estate che fa molto caldo, però nelle giornate dove la pelle è più secca vado ad applicare la crema, quella che vi ho detto, è una goccia di olio di argan, proprio una goccia, e funge benissimo ragazze, è buonissimo come odore, vabbè, l'olio di argan lo conosciamo tutte e mi piace tanto. Poi questi due flaconcini, eccoli qua, che mi piace tantissimo, proprio il flaconcino di per sé
e questa pompetta, vi faccio vedere, vediamo se posso farvi vedere bene dal video, praticamente ha il contagocce però che va a scendere la goccia premendo sopra, quindi veramente una figata questo packaging. Mi piace molto e ho scelto il fluido contorno occhi, questo prodotto che credo sia un prodotto rivoluzionario, la punta di diamante secondo me di Amatè, perché non avevo mai visto un fluido occhi in gocce, proprio in olio liquido. È ottimo, ottimo davvero, perché va a idratare tantissimo, io la zona del contorno occhi molto secca, l'olio ovviamente la va a idratare tantissimo, ne serve poca, anzi ne dovete mettere pochissimo perché sennò vi unge la zona. E molte ragazze mi hanno chiesto, ma unge tantissimo, nel senso poi dopo una si può truccare? Ovviamente no, cioè non vi potete truccare subito immediatamente, dovete far passare il tempo, dovete far assorbire l'olietto, comunque dovete applicarlo nei giorni in cui non vi truccate, la sera magari prima di andare a dormire, e non potete poi subito dopo andarvi a truccare perché è pur sempre un olio, non si va ad assorbire, se ci mettete sopra il correttore si scioglie tutto, quindi però... perché il contorno occhi veramente secco come quello mio, e addirittura che a me mi si formano le zone di secchezza qui, sto parlando principalmente in inverno, utilizzare un fluido occhi che sia un olio per me è il top, quindi veramente mi piace tantissimo questa versione olio di fluido o contorno occhi, ottima. Poi ho scelto anche l'olio essenziale di Tree Tree, perché io spesso ho delle imperfezioni e dei bruffoletti, quindi lo vado ad applicare e sono certa che sto applicando un prodotto che è naturale e mi va a cicatrizzare il brufolo. Veramente ragazzi, se soffrite di brufoli, di imperfezione alla pelle, l'olio di Tree Tree è miracoloso, miracoloso veramente. Basta applicarne anche una piccola goccia con il cotton fioc sul brufolo, o se avete più imperfezioni ne mettete una goccia nella vostra crema viso e veramente notate la differenza, quindi provare per credere. L'olio di Tree Tree è eccezionale. Poi il deodorante Gardenia, questo deodorante qui ragazzi ha un profumo spettacolare, proprio si sente questo fiore, la Gardenia, è tantissimo, proprio un profumo buonissimo di deodorante. Unica cosa, e forse anche importante, è che ha riscontrato principalmente mio marito, che lui ha una sudorazione un po' più alta, che ovviamente non vi fa... non vi fa rimanere freschi tutta la giornata, nel senso che se avete una sudorazione forte, se durante il giorno sudate tantissimo, questo deodorante non vi annulla il sudore, non vi annulla la puzza di sudore assolutamente, quindi è appunto solo un deodorante, quindi l'ho andato ad applicare dopo che vi lavate per tenere fresca la zona, però dal momento in cui il vostro corpo comincia a sudare, che è una cosa molto soggettiva, c'è chi suda subito in maniera violenta, c'è chi suda dopo un tot di ore, c'è chi non suda per niente, e ovviamente questo prodotto non vi va a neutralizzare gli odori assolutamente, e vi odora soltanto la zona, ve la profuma dopo che ve la siete lavata, però non fa miracoli, ecco, non va a creare una barriera di protezione, perché mi spiegava Fabio, essendo un prodotto completamente naturale e completamente vegetale, solo con ingredienti buoni, e non può svolgere una funzione barriera, non vi può impedire la sudorazione, quindi se siete persone che non sudate tanto, che non puzzate tanto quando sudate, non lo potete utilizzare. Se siete nella fascia di persone che purtroppo, come mio marito, ha una forte sudorazione, non potete andare su questo prodotto, dovete mettere qualcosa di più aggressivo, purtroppo qualcosa di non naturale, e quindi questo prodotto ci tengo a dirlo, perché io sono sempre alla ricerca di deodoranti bio e che vadano a rispettare la pelle ma che non facciano far puzza, questo assolutamente. Questo, se state cercando questo, non lo trovate, trovate soltanto un prodotto naturale vegetale con una buona profumazione. Poi andiamo avanti, la crema mani idratante, questa mi piace tantissimo perché io sono una persona che applica spesso la crema mani perché ho le mani secche, quindi nel momento in cui sento il bisogno la vado ad applicare, e devo dire ottima, e mi ha colpito anche il fatto che ce n'è tantissima ragazzi, è un tubetto da 100 ml, quindi tutti questi prodotti a Amatè sono veramente tutti grossi, cioè quando voi andate a utilizzare la dovete utilizzare per tanto tempo, quindi uno scrub di 150 ml, un sapone liquido di 500 ml, ci sono veramente... è full size proprio, quindi mi piace tanto questo, perché io andando ad utilizzare spesso una crema mani che la fanno sempre piccolina, non mi dura mai tantissimo, invece questa veramente credo che mi durerà tanto perché comunque ne serve poca, ha sempre quel fantastico profumo di pulito, di fresco, molto molto leggero, è veramente ottima.
poi andiamo avanti. Questa di qua è una crema dopo barba che Fabio ha inviato per mio marito, anche questa è grandissima, 100 ml pure. E che dirvi, questa non è che posso farvi una recensione chissà che su questa, perché mio marito, voi lo sapete, i maschietti come sono, è buona, ha un buon odore delicato, funge bene, bella fresca sulla pelle. Che vi devo dire, cioè il marito non è che scende nei dettagli, ha questo odore, questo retrogusto, ha le note di coda, le note di testa, cioè veramente. Dice che è buona, che è ottima, si sta trovando bene, la applica. Vi dico soltanto che se a mio marito un prodotto non piace, perché lui ne testa tanti con me, ovviamente arrivando a me li testa anche lui, se lui un prodotto non piace non si pone il problema, cioè non lo utilizza, ragazzi, proprio non è che perché lo trova lì se lo mette, no, se lui un prodotto non gli piace non lo mette, assolutamente. Invece questo devo dire che lo sta utilizzando dopo ogni barba. Andiamo avanti. Ok, stiamo terminando, ci sono gli ultimi due prodotti più grossi flaconi, che sono il bagno doccia. Uno al gelsomino, le ho scelte io le profumazioni, e uno al muschio bianco. Ragazze, profumazioni fantastiche, voi proprio sentite il gelsomino, ma che posso dirvi, come se siete in un campo di fiori e ci sono i gelsomini, quindi veramente questo identico odore, non è gonfiato, non è forte, non è un gelsomino che non sa di gelsomino, perché mi è capitato. È delicatissimo, che rimane sulla pelle, fa una buona schiuma, tantissimo prodotto, 500 ml praticamente abbiamo dei flaconi enormi di bagno schiuma e che ci dureranno tantissimo. E veramente ottimi prodotti, guardate che packaging basilare, proprio l'etichetta attaccata e il flaconcino, proprio semplicissimi ma funzionali, profumatissimi, ottimi veramente. Ragazzi, io mi sono innamorata di Amatè, spero di aver fatto un pochettino innamorare anche voi in questo video. E io vi lascio sotto nell'info box il loro sito, dove potete andare a vedere la loro concezione, il loro concept, dove è spiegato bene i loro prodotti, perché ne hanno veramente tantissimi. Questi sono la maggior parte che hanno, perché veramente Fabio me ne ha inviati la maggior parte, però ce ne sono degli altri, quindi se volete andare a vedere nel sito, se volete andare a vedere se trovate un franchising della vostra città, io veramente vi consiglio tantissimo questo brand. Non è un brand conosciuto, e non faccio questo video perché voglio ottenere chissà quanti like, non mi interessa, e faccio questo video solo ed esclusivamente perché io mi sono innamorata di questa loro concezione di prodotti, mi sono innamorata dei loro prodotti, quindi voglio farveli conoscere perché non sono conosciuti. Quindi faccio questo video solo ed esclusivamente per questo. Fabio non mi ha chiesto assolutamente di parlarne bene, mi ha solo detto di spiegare bene la concezione, perché è una concezione veramente valida. Quindi sono prodotti senza parabeni, senza coloranti sintetici, senza propilenici, senza oli minerali, senza PEG, senza SLS, senza SLS e senza siliconi, quindi non hanno nulla. Assolutamente, io li ho confrontati veramente le etichette, perché poi ve lo sapete, se mi conoscete, mi piace leggere gli inci. Ho confrontato le etichette con molti prodotti bio che ho, e nessuno ha questi ingredienti così. La maggior parte contengono questi interferenti endocrini. Quindi devo dire che veramente siete consapevoli che state mettendo sulla vostra pelle un prodotto che non vi farà mai mai del male. E se ne sentono di ogni, perché allergie alla pelle, siamo sempre in un mondo dove le allergie sono sempre di più, bollicine, cose che spuntano nella pelle, il seno, c'è la crema seno che vi ho fatto vedere, il seno viene a contatto con le nostre ghiandole, tumori al seno. Quindi se vi mettete su un prodotto che non contiene nulla che vi possa far male, voi potete stare tranquille, quindi potete utilizzarlo senza nessun problema. Bene ragazzi, sicuramente sarà venuto un video lunghissimo, ma non mi interessa, perché volevo farvi capire questa concezione. Quindi mi dispiace se un po' vi ho annoiato, però veramente volevo farvi conoscere questi prodotti. Vi mando un enorme bacio, mettete un like al video se vi è piaciuto e vi è stato utile, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi. Ciao ragazze!